Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccomi finalmente tornata su YouTube. Mi siete mancati tantissimo, un sacco di cose da raccontarvi in questo che, come potete vedere, è un mukbang. Se vedete passare dietro i gatti, gli ho appena dato la pappa così non mi rompono le scatole mentre mangio, ma non penso che resisteranno tantissimo con questo profumino di sushi pazzesco. Ci sono i miei orecchini che fanno dling dling, scusatemi. Comunque sì, ragazzi, questo sushi è un profumino pazzesco. Come al solito ne ho ordinato veramente veramente troppo, perché non c'è verso al mondo che io possa mangiare tutta sta roba, però vi dico, ho abbastanza fame, quindi vi darò delle soddisfazioni, promesso, e il resto ovviamente come al solito io faccio sempre così con il sushi, ma quello che riesco me lo mangio, il resto il giorno dopo. Come al solito mi hanno dato queste bustine che io detesto per la salsa di soia, perché ogni volta mi macchio ovunque e sporco tutto quanto, quindi è praticamente impossibile versarle senza sporcare tutto il tavolo. Devo dire che per la prima volta ci sono praticamente riuscita, cioè la prima volta che non combino un disastro, ma non parliamo troppo presto. Comunque ragazzi, buon appetito, io nel frattempo inizio a mangiare e chiacchiero mentre mangio. Cin cin, come al solito, il mio bicchiere Starbucks Coca-Cola rigorosamente zero è sempre un sorso prima di iniziare a mangiare. Anzi, prima vi faccio vedere cosa ho preso. Come tutti i mukbang che si rispettino, vi faccio vedere che cosa ho preso, ragazzi. Allora, qui abbiamo, a parte che io pensavo che i roll fossero o da 4 o da 6, sono tutti da 8. Allora, ho preso questo che è un roll, non so se è fuoco, questo è un roll con gambero fritto e con, non mi ricordo come si chiamano gli ovetti, quelli color arancio. Poi questo è un roll invece con tonno, crunchy roll al tonno. E questo invece è il roll con salmone, avocado e Philadelphia cream cheese, che è Philadelphia. E poi, come al solito, ho preso i maki al salmone classici, piccolini, io li adoro. E poi due nigiri, ma questi sono al salmone affumicato. Li prendo sempre al salmone, quindi lo sapevate, però questi sono al salmone affumicato, che non si trova sempre nei ristoranti, e quindi quando c'è io li prendo. Qui c'è Gatta Stellina, che però non si vede nell'inquadratura, no, mi sa di no. Gatta Stellina! Oh, il miau si è sentito però! La mia piccola patatina Stellina! Ragazzi, oggi ho spazzolato i gatti, voi non sapete quanto pelo ha perso Denver, cioè io penso di avergli tolto, cioè era come tosare una pecora, continuavano ad uscire questi peli, e se ve lo chiedete, se mi dà fastidio, perché me lo dite sempre, non mi dà fastidio mangiare con i miei gatti attorno, ragazzi, ok? No, sarò abituata a mangiare peli, ho sempre avuto gatti, non me ne frega niente, i miei gatti sono molto più puliti, educati e civili di tante persone, quindi assolutamente non mi dà fastidio. Se trovo commenti del genere, sappiate che non me ne frega un tubo. Mi sta arrivando anche il gatto Denver, ragazzi, non ci posso credere, mi sembra quasi strano, vi giuro, perché tra una cosa e l'altra sono mancata tanto, per tanto tempo su YouTube. Magari ho fatto un video un po' qua e là, però onestamente è passato tantissimo. Ho troppa fame, ragazzi, scusate. Buonissimo, buonissimo, avevo una voglia di sushi pazzesca. Comunque sì, è passato tantissimo dall'ultimo video che ho fatto, è emozionante per me tornare a filmare, nonostante sia una cosa che faccio sempre, da sempre, ma per me è veramente emozionante, perché non penso sia mai passato così tanto tempo. Comunque è molto molto raro che io manchi da YouTube per così tanto tempo, avrò sempre fatto 5 video a settimana da anni, quindi sì, mi siete mancati tanto, vi voglio tanto bene, sono sempre in realtà attiva su Instagram, anche su TikTok, quindi seguitemi lì se ancora non mi seguite, trovate tutti i link qua sotto nel box informazioni. Però sì, finalmente sono tornata anche su YouTube e un sacco di cosine da raccontarvi, tra cui una novità, super novità proprio dell'ultima ora, perché come potete ben sapere, cioè come potete immaginare, anche i maki, buonissimi. Come potete immaginare, anche se sto male, perché appunto tra l'estrazione del dente, del giudizio e il secondo vaccino che mi ha fatto febbre, adesso vi racconto, sono stata praticamente quasi tutto il tempo a letto e ho lavorato tantissimo però nel dietro le quinte, quindi tutta la questione collaborazioni, prossimi viaggi, eccetera, eccetera. E
E ragazzi, allora, uno, collaborazioni in arrivo. Che cosa assaggiamo? Assaggiamo cream cheese e salmon avocado. Roll con salmone Philadelphia, super approvato. Non c'è l'avocado, pensavo ci fosse l'avocado, non c'è, ma è super, super buono. Scusatemi se sto ingurgitando, ma veramente ho troppa, troppa fame. Esattamente come lo volevo. Vi stavo dicendo, sì, ho passato molto tempo a letto tra una cosa e l'altra, ma ho lavorato molto al computer e quindi ho un sacco di nuove collaborazioni, ragazzi, in arrivo da settembre. E in più mi è appena arrivata la notizia, tipo mezz'ora fa, ok, ho avuto conferma di un viaggio, cioè ne ho due in programma a breve, però il secondo è stata una cosa molto last minute che non mi aspettavo e che sono troppo felice, vi giuro, cioè troppo troppo felice. E non vi dico esattamente dove saranno questi viaggi, a parte che lo vedrete tra non molto, ok? Non vi dico esattamente, proviamo anche il roll con... qui c'è l'avocado, sì, tonno e avocado. Tipo insalata di tonno, e non vi dico perché voglio che sia un po' una sorpresa, però posso anticiparvi che entrambe le mete sono extra Unione Europea. Ecco, questo ve lo posso dire, voglio vedere se indovinate, sono due mete diverse, ok? Quindi due posti diversi, posso dirvi entrambi posti caldi in questo periodo, ok? E extra e Unione Europea. Non riesco neanche a parlare per quanto sono emozionata. Ok, comunque, yum. Mi sto rendendo conto in questo momento che questo crunchy sopra il roll al tonno, ok, non è crunchy normale, tipo panatura normale o tempura, ma è tipo cipolla fatta crunchy. Cosa che non avrei assaggiato se avessi saputo, però non mi dispiace, devo dire la verità, mi sto stupendo di me stessa, veramente. Quindi ragazzi, no, vi devo assolutamente raccontare, lasciamola qui, vi devo assolutamente, siccome io la bevo la salsa di soia, ok, probabilmente le finirò tutte quante, probabilmente, sicuramente. Comunque vi devo raccontare, al di là di questi due viaggi pazzeschi che veramente non vedo l'ora, non vedo l'ora... Oh mio Dio, ok, a parte questi due viaggi pazzeschi, vi devo raccontare invece di come è andato. Uno, perché grido non lo so, ok, me lo chiedo anch'io. Uno, vi devo spiegare come è andato, com'è andata l'estrazione del dente del giudizio quando hanno tolto Armando, ragazzi. Io adesso questi orecchini quasi quasi li toglierei, perché altrimenti abbiamo questo dling dling durante tutto il video, che non mi sembra proprio la cosa ideale. Ok, sono bellissimi, sono questi di Louis Vuitton, ok, con il logo, molto molto belli, non sono neanche pesanti, quindi sono super portabili anche per chi ha i lobi delicati come me, penso siano lobi delicati perché tutti gli orecchini pesanti mi danno fastidio, però appunto, se avete altri buchi alle orecchie come me, questi continuano a fare gling 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 costantemente, quindi ok. Quindi voglio spiegarvi com'è andata, allora, Armando è stato veramente cattivo con me, ok, allora no, in realtà... avevo tanta paura perché quando ho tolto l'altro Armando che avevo dall'altra parte, che tra l'altro sto amando perché tutti voi adesso su Instagram, quando mi scrivete dei vostri denti del giudizio mi dite anch'io un Armando, io avevo due Armandi, io ho tolto quattro Armandi, io vi amo, cioè adesso è diventato Armando il dente del giudizio su questo canale, ok? Sappiatelo. Quindi l'altro Armando che avevo tolto anni fa è stato molto più cattivo dell'Armando di questa volta, perché quello ci avevano messo tipo due ore e mezza, non usciva, con le radici ad uncino, cioè tutte io veramente, tra l'altro entrambi non uscivano, quindi hanno dovuto, scusate se vi fa un po' impressione, ma hanno dovuto proprio aprirmi la gengiva perché il dente non era uscito neanche parzialmente, niente, cioè non si vedeva proprio, solo dalle radiografie, entrambi i denti, quindi hanno dovuto proprio incidere, aprire, e ho diversi punti di sutura. E dall'altra parte però io mi avevano detto che quello sarebbe stato il dente facile e che poi avrei dovuto fare quello difficile, invece il primo ci hanno messo due ore e mezza ed è stato peggio di un parto, tipo, il secondo invece ci hanno messo mezz'ora,
quindi è andata molto molto meglio, però comunque Armando è stato dispettoso perché manco lui voleva uscire, cioè hanno dovuto distruggerlo in mille pezzi. Naturalmente me lo sono portato a casa il mio Armando, ok, sto quasi pensando di ricostruirlo perché sono fuori di testa, però proprio perché è interessante, è gigantesco, comunque c'è proprio un dente enorme, una roba assurda, non ve lo farò vedere perché insomma non sarebbe proprio il massimo, ma sì, ci hanno messo mezz'ora. Anche l'Armando di stavolta aveva le radici ad uncino, quindi è stato molto complicato. Non so in quanti pezzi l'abbiano spaccato, ma tipo una decina almeno. E io non ho sentito assolutamente nulla, anche perché quando avevo il minimo sospetto che forse sentivo un minimo dolore, dicevo fammi un'altra anestesia, quindi ne hanno fatto tipo tre extra. E io volevo la quarta fino a quando loro mi hanno detto no guarda, fidati che non senti niente. Io, ma sicuri? È solo pressione? Loro, sì, tranquilla, ok. Perché io mi farei anestetizzare, cioè l'importante è che io non senta niente. Ero completamente tranquilla, rilassata, anzi, cercavo di guardare, sì lo so, io sono matta, cercavo di guardare nell'occhiale del medico se riuscivo a vedere il riflesso per vedere quello che stava facendo, perché mi annoiavo. Quindi, perché lo sapete, a me non fa impressione assolutamente, anzi mi interessa, io volevo fare medicina, queste robe mi piacciono, cioè non lo so. E quindi mi dispiace non aver chiesto a qualcuno di registrare il tutto per poi potermelo vedere, non so perché. Comunque, dopo mezz'ora, finalmente, a mille pezzi, Armando è uscito. E durante appunto l'operazione, perché mi hanno scritto anche su Instagram, ma non è un'operazione, sì, ragazzi, è un'operazione, c'è scritto sul foglio, è un intervento chirurgico in bocca, si chiama così. Però appunto i problemi sono iniziati dopo l'estrazione, sono stata malissimo, ragazzi, ho iniziato a gonfiarmi subito, mi hanno dato subito il ghiaccio e mi hanno detto dovrei prendere il cortisone. Io, ma no, cioè nel senso non lo danno mai a nessuno, ok, dopo un'estrazione di Armando. A me hanno dato il cortisone, antibiotico, di tutto e di più. Sono arrivata a casa dopo poco, mi avevano detto che mi sarei gonfiata al massimo il terzo giorno, però per me l'apice del gonfiore è stato quella sera stessa praticamente. Io mi gonfio subito tantissimo, poi piano è sceso il gonfiore e praticamente mi si è gonfiata tantissimo la ghiandola linfatica qua sotto, vicina a dove ho avuto l'estrazione, ma talmente tanto che non riuscivo più a deglutire, a malapena riuscivo a deglutire. Questa era la sensazione che io avevo quando avevo tutte quelle orribili tonsilliti prima di togliermele, proprio per sfinimento, e quindi ho avuto la stessa identica sensazione e sono arrivata ad un punto veramente così, dal non riuscire più a deglutire e iniziare a sputare la saliva, invece che veramente brutto da dire, però ragazzi è la verità. Ero tipo a tanto così dall'andare in pronto soccorso, perché era una cosa insostenibile. E io ho una soglia del dolore molto alta, ma proprio non riuscivo più a deglutire, un dolore allucinante, ero tutta gonfia, una specie di tipo un rospo, una cosa oscena, e non era il gonfiore del dente ma di questa ghiandola, veramente una cosa oscena. Poi ho preso il cortisone, ovviamente ho continuato la terapia antibiotica eccetera, col cortisone mi si è sgonfiato, sono stata bene e quindi insomma è stata un po' dura i primi, specialmente i primi tre giorni, ma proprio il giorno stesso, il giorno dopo è stato tremendo, è stato veramente, cioè, orribile, però sono contenta di averlo tolto perché aveva formato una sacca questo dente e non mi dava fastidio, non si vedeva eccetera, però aveva formato una sacca dove sarebbe potuto fermarsi del cibo nel tempo, mi sarei potuta svegliare in qualsiasi momento con un ascesso gigantesco, cosa che non volevo, ok? Quindi mi sono tolta un altro, il secondo Armando, quindi il secondo pensiero, veramente sono contenta di averlo fatto, però ecco, non è stata una passeggiata, ho ancora tre punti di sutura in bocca che dovranno cadere insomma tra qualche giorno, spero, perché mi danno un po' fastidio e si ingarbuglia tutto il cibo. E poi ragazzi ho fatto la seconda dose di vaccino Pfizer dopo pochi giorni dall'aver tolto il dente, cioè praticamente sono rientrata in Olanda e subito puff,
seconda dose di vaccino, giorno dopo febbre a 38, dolori che io non so descrivere, mi faceva male ovunque, in realtà come una qualsiasi influenza, però sono contenta perché significa che le mie difese immunitarie, cioè mi immaginavo i soldatini di Siamo fatti così del cartone, ok, chi se lo ricordavamo, e mi immaginavo i soldatini del cartone Siamo fatti così che combattevano contro questo virus per formare l'immunità, per formare gli anticorpi, ero tutta fiera del mio corpo che stava combattendo, ok? E quindi sì, mi sono fatta 2 giorni con la febbre a 38 e con dolori muscolari, ossei penso, più ossei, ovunque. E poi terzo giorno come nuova, passato tutto, sparito tutto, l'unica cosa che mi è rimasta un pochino, ma io penso sia a causa del nuovo Invisalign, è che ho questo mal di testa un po' perenne che neanche con l'ibuprofene ieri se n'è andato, però questo appunto penso sia più dovuto al fatto che io di notte mastico tantissimo il mio Invisalign e quindi appunto, però appunto dal vaccino non ho avuto più nessun tipo di altro problema dopo il secondo giorno. Ma se vi devo dire la cosa che più mi ha scioccato, e non ho menzionato il dolore al braccio nel luogo dell'iniezione che ho avuto, anche perché nella prima dose non ho avuto assolutamente nessun tipo di effetto collaterale, niente di niente, soltanto questo fastidio, non è un dolore, un fastidio al muscolo qui sul braccio, però facendo gli esercizi mi era sparito in mezza giornata, quindi secondo giorno niente. Invece appunto per la seconda dose ho avuto tutto di più, febbre, dolori, mal di testa, veramente stanchezza tremenda, giramenti di testa, cioè ero proprio morta, ed ho avuto anche dolore al braccio tra le altre cose, ok, cioè fastidio più che dolore appunto. Ma la cosa che a me ha scioccato, letteralmente scioccato, è stato leggere sui social, perché io sui miei social media, nel frattempo mangio che ho fame, io sui miei social media condivido la mia vita e tutto quello che faccio, quindi porto i gatti dal veterinario, ve lo dico, vado a comprare un mascara, ne so, molto spesso ve lo dico, vi porto con me, vado a fare aperitivo in un posto carino, vi faccio le storie. E stessa cosa quando sono andata a vaccinarmi, vi ho fatto vedere che mi stavo vaccinando. Ho ricevuto una cosa incredibile, cioè immaginavo, perché leggevo commenti sui social, quindi immaginavo, però non pensavo così tanto. Cioè persone che mi hanno scritto che mi auguravano la morte perché mi sono vaccinata, che chissà cosa mi succederà nei prossimi anni perché mi sono vaccinata, cioè delle cose di una maleducazione, cioè al di là del fatto uno può scegliere se vaccinarsi o meno, cioè chi se ne frega della serie, no? Io non mi interessa quello che fanno gli altri, io ho scelto così e basta, mi sono informata e basta, però non è che vado a dire a uno, ah tu ti sei vaccinato o non ti sei vaccinato, perché ognuno ha una storia diversa. Quindi, cioè, però ci sono rimasta, perché addirittura andare a dire a qualcuno, adesso vedrai cosa ti succede, vedrai gli effetti a lungo termine, hai fatto una cazzata, oppure appunto c'è stato chi mi ha proprio augurato le peggiori cose perché io mi sono vaccinata. E poi ho ricevuto anche un sacco, tantissimi messaggi di persone che erano convinte che io stessi facendo una qualche strana propaganda, una qualche strana pubblicità non dichiarata al vaccino, cosa che io non so spiegarmi proprio, perché cioè magari la Pfizer mi pagasse perché sono andata a vaccinarmi, però ho solo la soddisfazione di aver fatto qualcosa di buono per me e per gli altri, che non è niente, ok? Però cioè perché deve essere sempre tutto pubblico? Perché tutto quello che diciamo veramente, o che dico, ok, parlo singolarmente per me, influencer, perché deve esserci sempre una magagna sotto? Cioè perché non può essere normale che io vado a vaccinarmi e ve lo faccio vedere, come vi faccio vedere che ho preso, non lo so, una candela nuova profumata, cioè nel senso, no? Quindi sta cosa mi ha lasciato proprio spiazzata, perché a parte che io a questi commenti nemmeno rispondo, perché lasciano un po' il tempo che trovano, no?
Ma io parlo solo di quelli maleducati, no? Non parlo di chi vuole parlare del vaccino, mi chiede informazioni, mi fa piacere anche se io non sono un medico, però parlo proprio di commenti offensivi, maleducati, insulti, quasi delle minacce, perché dirmi vedrai cosa ti succederà, oh Matti, cioè nel senso, no? Però non, appunto, la cosa che forse mi ha scioccato più di tutto è stato il fatto che molti abbiano pensato che io facessi una qualche propaganda per la Pfizer, per il governo italiano, che io tra l'altro abito nei Paesi Bassi, cioè, quindi ma perché dovrei fare pubblicità al vaccino per il governo italiano? Quindi vabbè, ho visto, ho letto cose che voi potete solo immaginare, credetemi, credetemi ragazzi. Stavo quasi dimenticando, come sempre, quando Fabio inizio a mangiare poi mi dimentico di fare la thumbnail, ragazzi, dobbiamo fare la thumbnail. Come facciamo la thumbnail? Io direi di utilizzare questo che ancora abbiamo, anche se non si capisce manco che sushi per tutto il crunchy, ma direi di utilizzare questo e fare l'anteprima così. Ok, penso che anche per stavolta l'anteprima ce l'abbiamo, ragazzi. Altra cosa che volevo menzionare, mi chiedete in tantissimi come funziona la questione viaggi in Olanda, perché molti di voi vogliono venire in Olanda, vogliono venire ad Amsterdam e mi chiedete come funziona la situazione tamponi, quarantene, eccetera, eccetera. Allora, numero uno, appunto, dipende da paese in paese, quindi quello che vi dico magari io per i paesi Italia con destinazione Olanda e viceversa può non valere per qualche altro paese, perché ogni paese ovviamente ha delle regole a sé e dipende un po' dai numeri in quel momento, appunto nei due paesi di andata e di ritorno. Ma per venire dall'Italia ai Paesi Bassi non necessitate di nulla, non vi serve fare nessun tampone per il momento, naturalmente sapete che la situazione cambia molto molto in fretta, quindi se dovete andare da qualche parte controllate la situazione quando prenotate e poi continuate a monitorare la situazione fino al giorno prima, giorno stesso che dovete partire. Comunque al momento la situazione qui è che non serve per chi arriva dall'Italia né tampone né essere vaccinati né con una né con l'altra dose, ok? Non serve niente e non dovete fare neanche nessun tipo di quarantena. Qui la situazione è molto libera in realtà, non ci sono limitazioni sull'entrare nei posti chiusi, non dovete per forza avere un tampone o essere vaccinati se volete mangiare in un ristorante, almeno per il momento, poi non so ovviamente se la situazione cambierà, non appunto né per andare in nessun posto, ecco, non c'è bisogno né di prenotazione né di niente, e tutti i ristoranti è tutto aperto, se non sbaglio solo fino a mezzanotte, ma forse hanno già prolungato un pochino questa cosa, si vede che non esco tantissimo fino che non faccio ore piccole, però sì, fino a mezzanotte o addirittura chiudono anche dopo. Sono strabuoni, ma mia ragazzi, questi maki sono veramente la fine del mondo, il salmone si scioglie in bocca, è buonissimo. Invece per quanto riguarda la situazione dall'Olanda all'Italia, quando dovete rientrare in Italia, dovete fare almeno fino a un po' di tempo fa, l'ultima settimana, quando era la scorsa settimana che ho controllato, penso sia ancora così, per entrare in Italia invece dovete fare il tampone se non siete vaccinati. Se siete vaccinati con entrambe le dosi non vi serve nulla, e appunto invece se non siete vaccinati dovete fare il tampone, e qui sono gratuiti tutto luglio e tutto agosto, sia i tamponi quelli rapidi che quelli PCR, mi sa che è molecolare in italiano, sono tutti gratuiti, non solo per i residenti in Olanda ma per chiunque faccia il tampone qui, ok? Quindi basta che scriviate su internet e trovate le cliniche dove potete farlo gratuitamente, perché non tutte sono convenzionate, quindi attenzione. Vi basta il tampone rapido per entrare in Italia e questo è quanto. Che io sappia, non c'è assolutamente nessun tipo di quarantena poi da fare una volta rientrati in Italia, almeno per il momento. Ho sentito che l'Italia vuole poi, tipo a settembre, reintrodurre la quarantena per i voli all'estero, quindi staremo a vedere, appunto la situazione cambia in frettissima, ragazzi, e già io mi devo veramente informare tantissimo, perché
i viaggi che sto per fare sono extra Unione Europea, quindi veramente è un po', diciamo, una seccatura, perché in confronto a come era 2 anni fa organizzare un viaggio, adesso è un pochino più seccante, perché ci sono un sacco di cose in più da fare, però è fattibile in realtà. Quindi sì, ok, non vi dico altro riguardo i viaggi, ma vedrete molto 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 presto. Il gatto arriva, ma non si vuole far vedere. Amore della mamma, sei bellissimo. Sei bellissimo. È stato bravissimo che si è fatto spazzolare perché lui detesta stare fermo mentre lo spazzo. Cioè, non è che gli dà fastidio la spazzolata in sé, anzi, cioè, gli piace perché mi fa le fusa, mi dà i baci, però si annoia, non vuole stare fermo e quindi continua a camminare. Quindi ci sono io che lo inseguo per tutta la casa cercando di spazzolarlo e lui che mi fa le fusa, ma che continua a camminare e non si ferma. Cioè, siamo veramente una barzelletta io e i miei gatti, non sto scherzando. A volte ci sono delle scene che io tipo parlo con loro, loro mi rispondono, io li capisco. Cioè, è veramente. A volte ci penso, se ci fosse qualcuno qua non ci crederebbe, veramente. Ah, comunque, ragazzi, adesso che ho pensato al se ci fosse qualcuno qua. Cioè, se non ci fosse qualcuno, cioè, avete capito cosa intendo, ok? Comunque mi è venuta in mente una cosa che non vi ho raccontato, visto che siete tutti sempre che mi chiedete cose paranormali, eccetera, eccetera. Sono successe diverse cose, anche quando mia mamma era qua e anche lei è tipo convinta che ci sia uno, lei lo chiama uno spiritello, com'è che lo chiamava? Secondo me hai uno spiritello che fa i dispetti, la roba del genere, boh, praticamente. Che cosa è successo? Una cosa non era mai successa. Allora, io ho le luci regolabili, quindi si può regolare l'intensità della luce, no, quella in cucina e quella nel bagno, ok? E la luce, io ero qua, mia mamma era qua, la luce del bagno era accesa, però quando le lascio a metà come regolazione, cioè quando le luci sono soffuse, a volte un po' tremano le lampadine, però non, cioè, non è che dico, ah, non urlo al paranormale, ok, è normale, cioè magari un po' di contatto, no? Poi di solito quando sposto un pochino si ferma, ok, quindi niente di che. Però quel giorno avevo acceso la luce al massimo, cioè proprio fino alla fine, la luce era accesa. E per spegnerla devi andare a premere l'interruttore perché c'è la rotellina, praticamente tu girandola aumenti e diminuisci l'intensità della luce e andando a premere l'interruttore invece si spegne la luce, ok? Quindi se tu giri l'interruttore fino alla fine comunque non si spegne, ma le luci rimangono super soffuse, ma rimangono accese. Io ero qua sul divano con mia mamma, tutto ad un tratto la luce in bagno si spegne. Così, dal nulla. E io, ma mai visto? E mia mamma, sì, ma è normale, non era mai successo, quindi non saprei. Però tipo ormai non mi sembra neanche più strano quando succedono queste cose, non lo so, perché io sto talmente bene in questa casetta, io la adoro, è bellissima. Quindi c'è, boh, non lo so, non me ne voglio proprio andare, cioè manco che se ci fosse, non lo so, veramente gli spiriti, cioè, dovrebbero proprio mandarmi via. Comunque. A parte questa cosa, gatto deve, però i peli tuoi ovunque. Amore della mamma, amore della Ha mamma. fatto ancora un po' di pappa, secondo me adesso ha tanto sonno, gatto deve, perché quando è zitto e miagola poco poco e chiacchiera poco poco, vuol dire che ha sonno. Sì, adesso si lava e poi va a fare la nanna. Comunque, altra cosa, ma perché mi lecchi le braccia, gatto deve? Non leccarmi le braccia, gatto deve! Bubu mio, un piccolo patatino. Comunque sì, altra cosa ragazzi che è successa, che mi ha spaventato un po' di più, devo dire, parecchio di più. Devo cambiare la batteria, sta lampeggiando un attimo. L'altra cosa che è successa invece, che mi ha spaventato un pochino di più perché ci sono un po' rimasta così, ero seduta qui sotto alla finestra sul puff con gatto Denver in braccio e ad un certo punto sento dietro di me, allora, premessa, finestre tutte chiuse, ok? Tutte chiuse, non ce n'era una aperta. Tutto ad un tratto sento cling 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 dietro di me e avevo riconosciuto che era il rumore delle persiane. Mi sono girata e c'era il cordino della persiana che a un'estremità ha un coso di plastica per prenderlo, ok? Per impugnarlo praticamente. Ho visto questo coso, il cordino con il coso di plastica che si muoveva da solo e sbatteva contro le persiane, avete presente? Tipo gling gling gling, come se qualcuno l'avesse colpito.
Ma io e Gatto Denver eravamo sul puff, il gatto Stellina era qua sul divano, quindi. E la cosa strana è che l'altra persiana, che ha gli stessi identici codini, eccetera, era immobile e questo si muoveva tanto. Cioè, non è che era un po' di aria, un qualche spiffero che magari poteva entrare, cioè, proprio si muoveva parecchio, ecco, cioè, proprio come se qualcuno l'avesse colpito, mosso. Quindi, in quel momento mi ricordo che anche Gatto Denver stava così, tipo, così, e io pure, e. Basta, cioè non so che cosa pensare praticamente, non ci ho neanche più pensato se devo essere onesta, perché non mi andava di pensarci, perché non voglio farmi domande, ok? Quindi non ve l'avevo neanche menzionata questa cosa perché poi, per esempio, so che cioè, mi spavento, tipo quando vado a dormire poi sono lì che penso, oh mio Dio, quindi non ve l'ho neanche detta subito questa cosa. Perché ho dovuto un po' assimilare e adesso ci rido su. Vabbè che quando sono nervosa io anche rido, però sì, questa cosa è capitata e ancora non so darmi una spiegazione. Se volete provarci voi, fatelo, io non so più che cosa pensare. Comunque, altra cosa che mi chiedete super spesso quando vi faccio i Q&A, tipo su Instagram, la domanda più gettonata è: sei fidanzata? Parlaci della tua vita privata, eccetera, eccetera. E una ragazza, un ragazzo, non mi ricordo, me l'aveva anche detta sta cosa. Nicole, sembra che ci hai un po' tenuti fuori, ci hai un po' lasciato fuori dalla tua sfera privata, non ne parli più, è stata una scelta che hai fatto, e parzialmente è stata una scelta che ho fatto io perché nell'ultimo periodo ve l'ho detto, in realtà da quando è iniziato il Covid, cioè proprio la situazione haters, offese, insulti, minacce, cioè veramente è peggiorata esponenzialmente, quindi anche se mi sono un po' allontanata così è per questo, non che sia giusto verso chi mi vuole bene davvero, me ne rendo conto, infatti non lascerò più che sia così. E quindi mi apro anche in questo video, in generale mi apro di nuovo con voi e spero di non pentirmene, ma non per voi, per quella piccola sfera di persone che viene soltanto per insultarmi, per criticarmi pesantemente. Lo sapete. Voglio però essere onesta con voi perché in molti mi chiedono anche Nicole, ma hai avuto qualche storia, qualche frequentazione? Cioè, vi avevo anche parlato un po'. Sì, naturalmente sì, ho avuto delle frequentazioni, se vogliamo chiamarle così, ok? Però al momento sono single, molto felicemente single e ci tengo anche a ribadirlo. Anche perché voglio dare la forza a chi mi segue, perché siete veramente in tanti, 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 tanti che mi scrivete che volete uscire da una relazione tossica che vi fa stare male, che vi fa essere tristi, che vi fa essere confusi, ma non sapete come fare, o avete la paura, o avete questa paura di rimanere da soli. E io vi devo dire che avevo la stessa paura che avevate voi. E infatti molti anche su YouTube me lo dicevano, Nicole non sai stare da sola, ed effettivamente un po' era vero, perché io non, cioè praticamente sto dando un po' ragione agli hater, però in quel caso avevano un po' ragione, anche se non è mai giusto esporre dei concetti in un modo maleducato, ok? Però effettivamente era vero, io non, cioè avevo anch'io un po' paura di stare da sola, e vi devo dire la verità, che poi quando sei da solo ti rendi conto che eri veramente solo quando eri in compagnia delle persone sbagliate, cioè io non mi sono mai sentita più sola che nelle relazioni più sbagliate al mondo, perché anche se avevo la persona lì a fianco, mi sentivo ancora più sola, perché quella persona mi faceva sentire ancora più sola di quanto io mi possa sentire quando sono sola, che poi sola non vuol dire da sola, cioè nel senso non è che non vedo nessuno, però avete capito quello che intendono. Cioè io vorrei dire a chi mi segue e ha questa paura di rimanere da soli e quindi rimane in una relazione infelice per questa paura, ragazzi. Credetemi, avete paura del nulla, nel senso che stare con la persona sbagliata è la cosa che ti fa sentire davvero più solo al mondo, anche perché pensi non ci sarà mai una persona che mi capirà, invece poi le persone che vi capiscono ci sono e come, ok? Quindi diciamo che
Sì, vorrei forse anche magari parlarne un pochino di più nei miei contenuti, delle cose che faccio da sola e che sono fiera di fare da sola adesso, che magari una volta non pensavo mai di poter fare. Cioè, ad esempio, io ho comprato un biglietto per andare al cinema da sola, ma non perché non ho nessuno a cui chiedere, o anche a chi chiedere, ma non ho chiesto a nessuno perché voglio andarci da sola. Voglio fare l'esperienza che non ci sono mai andata al cinema da sola, cioè ho viaggiato da sola ma al cinema no. E per dire, è una delle tante cose che sto facendo da sola. Proprio per il piacere di farle da sola, non voglio neanche chiedere ad altri di venire con me, perché sì, mi piace anche andare al cinema naturalmente con gli amici, però voglio anche andarci da sola, ok? Oppure se una volta avevo paura di andare al ristorante da sola, non paura, però magari mi vergognavo, ok? Adesso ci vado, non me ne frega niente e anzi, incontri anche persone molto interessanti in così facendo, quindi veramente, se avete questa paura, credetemi, credetemi. Nel momento in cui uscite da quella relazione è tutto in discesa. Credetemi che ci si sente tanto soli quando si hanno le persone sbagliate vicino, che magari anche fanno di tutto per farti sentire solo, ok? Una volta in cui uscite da queste relazioni, credetemi, è tutto 1000 volte meglio e la sensazione di stare da soli non la sentite proprio, almeno per quanto mi riguarda, era una paura che neanche mi rendevo in realtà conto di avere, ma mi sono resa conto poi che in realtà era completamente ingiustificata, ma proprio completamente, anche perché se ci pensate, nelle relazioni infelici molto spesso il partner, cioè, non ti si fila praticamente, giusto? Quindi alla fine tutte le cose già le fai da solo, ok? Quindi se solo la presenza di una persona vi conforta, ma è la persona sbagliata, sappiate che la persona giusta non arriverà mai mentre state con la persona sbagliata. Non che una persona giusta debba per forza esserci per la vostra felicità, perché anche qui volevo arrivare. Non dovete, ed è una cosa sbagliatissima da fare, non dovete, pensare alla felicità come esclusivamente accanto ad un'altra persona. Questo significa che la vostra felicità non dipende da voi, ma dipende dalla presenza o meno di un'altra persona al vostro fianco, che se ci pensate non ha senso, perché come si fa a trovare la persona giusta se non siamo noi a nostro agio con noi stessi, se non sappiamo noi stare con noi stessi, cioè è impossibile se ci pensate. E questa è una cosa che mi preme tanto, forse dovrei fare un video solo su questo praticamente, ma ci inculcano a noi donne fin da quando siamo piccoline, con tutte le fiabe che molti psicoterapeuti non fanno vedere ai loro bambini, ok? Le fiabe Disney, eccetera. A me piacevano e le amo, ok? Cioè, amo. Però è vero che il messaggio che ci danno quasi tutte le fiabe è sempre lo stesso, cioè la ragazza debole, la ragazza triste ha bisogno del principe azzurro che la salva, che la porta via dalle sorellastre cattive, dalla povertà e dalla matrigna, che la salva perché l'altra matrigna voleva ucciderla, questa hai trovato i 7 lani, oppure che la salva dall'altra matrigna cattiva e che l'ha fatta, sto parlando ovviamente di Cenerentola, Biancaneve, la bella addormentata nel bosco, eccetera, ok? Sono tutte favole di donne che non sono in grado di essere felici da sole, ok? E lo stesso però stranamente non vale per gli uomini, perché non esistono fiabe in cui c'è l'uomo, quello triste, quello tutto che deve arrivare la donna a salvarlo, no? Perché per quanto mi riguarda, se ci penso, per esempio, quella che alla fine ha dovuto tante volte salvare l'altro sono stata io, per esempio, che sono donna, quindi no, non ha neanche senso, cioè non rispecchia la realtà dei fatti. Però sì, ci tengo a condividere con voi questi pensieri, no? Che poi appunto sono condivisi da molti psicoterapeuti, ho letto online e ascoltando anche i video della dottoressa Ramani, che vi consiglio. Non è una cosa molto sana, ecco, non guardare le favole, ma crescere con l'idea o avere comunque quest'idea che manco probabilmente ci rendiamo noi donne conto di avere, cresciamo con quest'idea che noi dobbiamo trovare qualcuno.
Dai, ma troverai qualcuno. Ma io non voglio, cioè, perché devo trovare per forza qualcuno? Cioè, nel senso, no? Ma dai, che vedrai che la persona adatta, troverai qualcuno che, quindi ti salverà da non so cosa, ok? Cioè, noi dobbiamo crescere le nostre figlie, i nostri figli, e noi dobbiamo avere quest'idea che non abbiamo bisogno di essere salvate da nessuno, ok? Per essere felici dobbiamo imparare ad essere felici da soli, così come siamo. Così possiamo incontrare altre persone stimolanti che ci apprezzano perché siamo noi per prime ad amare noi stessi e ad apprezzare noi stessi. Anche perché voglio dire, sarà anche arrivata l'ora di distruggere l'idea della mascolinità tossica, che quello che è uomo deve essere uomo e che la donna invece deve essere così e deve fare le cose da donna e l'uomo deve fare cose da uomo, cioè veramente. È ridicolo tutto ciò e io vorrei che se ne parlasse di più. Mi è piaciuto moltissimo il ragazzo che alle Olimpiadi, lui è inglese se non sbaglio, che alle Olimpiadi stava lì a fare a maglia, l'uncinetto, non lo so perché non me ne intendo, però insomma, appunto, io sono una donna e non ho idea di come si faccia, lui è un uomo e lo fa, ok? Quindi è bellissima questa cosa, proprio. Ha fatto il giro del mondo quella foto, ve la metterò qui, insomma, sicuramente l'avrete vista, però è bellissimo perché così si distrugge la mascolinità tossica in questo modo, facendo vedere che cose che sono sempre state considerate cose da donne, in realtà le possono fare gli uomini e le cose che sono sempre state viste come cose da uomini le possono fare le donne. Quindi sì, fatemi sapere se volete un video proprio soltanto dedicato a queste cose qui e lo farò perché ho tanto da dire, come potete vedere, perché parlo tanto e mangio poco. In realtà non ho mangiato poco, ma ho mangiato un bel po', solo che avevo preso troppo sushi. Sorsetto di Coca Zero, naturalmente, perché devo consolarmi, non ho il dolce, ragazzi, ma il ristorante giapponese non aveva dolci sul menù. Non so come sia possibile, neanche uno. Cioè, avrei preso il gelato fritto, qualsiasi cosa, non c'era niente. Quindi, mio femmine, questo è quanto per il video di oggi. Io ho finito alla fine praticamente un roll su questi tre, cioè ne avrò finito tipo uno. Questo è tutto il mio pranzo per domani, in realtà. Ho snack di mezzanotte se avrò fame, perché adesso è prestissimo. Sono, boh, vabbè, sono le 8, però ho iniziato a mangiare tipo alle 7. E qui, ta-da! Ho quasi finito, ho mangiato i nigiri ed ho quasi finito i maki. Quindi, mio family, questo è quanto per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto. E come sempre, se avete richieste per qualche video in particolare, chiacchiericcio o make-up, beauty o altro, lasciatemi nei commenti perché li leggo sempre tutti, 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 tutti. Quindi, mia family, bacio gigantesco. Devo prendere la videocamera, siete troppo lontani per potervi abbracciare. Eccomi qua, siete pronti per l'abbraccio finale? 3, 2, 1, venite qua che vi abbraccio forte, forte, forte. Io vi aspetto domani, sempre puntuali alle 17:30 con un nuovo video. Ciao.